Paul Harvey, la macchina della paura mediatica nel 1992. Nel 1992 il conduttore radiofonico americano Paul Harvey ha tenuto un discorso profetico mettendo in guardia sulle terribili conseguenze della truffa sul clima. Praticamente ce lo dicono da sempre, fin da 32 anni. È appena passata una settimana. Alcuni ricercatori cercano di spaventarci o sottrarci i soldi delle ricerche dicendo che il cielo sta cadendo. Ma con la volontaria complicità dei media affamati di titoli, la recente crisi del mese ha a che fare con il riscaldamento globale. Un buco dell'ozono si è aperto sopra gli USA e ci hanno detto gli effetti sono già misurabili e aumenterà il cancro della pelle. All'opposto, la distruzione del cloro attorno al vortice polare è diminuita da gennaio. Uno degli obiettivi principali della recente missione dello shuttle era determinare la portata e l'entità del cosiddetto buco dell'ozono e da allora il silenzio è stato assordante da parte di chi il sostentamento dipende dal creare crisi. Dati recenti provenienti dai satelliti di ricerca dell'alta atmosfera affermano che qualsiasi problema minore e non maggiore, i livelli di ozono fluttuano del tutto il tempo in parte a causa dell'attività vulcanica e delle eruzioni solari, ma la revisione tecnologica del MIT ha effettuato uno studio esaustivo delle temperature oceaniche dal 1851 e ha concluso che sembra che ci sia stato poco o nessun riscaldamento globale nel secolo scorso. Infatti l'aumento netto della superficie mondiale delle temperature durante l'ultimo secolo, che era di circa l'1%, si è verificata quasi tutta prima del 1940 e questo era prima degli aerosol e da allora si è invertito. L'ex capo della NASA Robert Jastrow e l'ex direttore dello Scripps William Nirenberg, l'ex presidente dell'Accademia Americana di Scienze Frederick Seitz, tutti hanno concluso con un feroce rimprovero a tutti coloro che hanno fatto soldi prevedendo il riscaldamento globale, fra virgolette, se ci lasciamo influenzare dai comunicati stampa, potremmo spendere un trilione di dollari nel prossimo decennio, distruggendo ciò che resta dell'economia americana in un tentativo del tutto inutile di abrogare il sistema industriale. L'allarmismo della rivoluzione può esigere un alto prezzo. Non possiamo permetterci falsi allarmi. Gli americani potrebbero diventare cronicamente indifferenti a tutti gli allarmi.